Cristo regni. Ecco, cari fratelli, voglio fare una precisazione su un punto della declarazione e andiamo a vedere qual è questo punto. È la parte nella quale Benedetto XVI parla della sua rinuncia. In essa afferma: Qua propter, bene conscius, ponderi suius actus, plena libertate, declaro me, ministerio, episcopi Rome, successori, santi Petri, Michi, per manus cardinalium, die, eccetera, eccetera, commisso renunziare, eccetera, eccetera. Ora, la traduzione di questo testo, noi abbiamo la traduzione in italiano ufficiale, che, come ho spiegato, è una traduzione ovviamente approvata da Benedetto XVI, perché noi sappiamo che Benedetto XVI, in tutti gli anni del suo, ministero Petrino, che cosa ha fatto? Ha scritto i documenti, questi documenti poi erano tradotti in varie lingue, no? Ovviamente queste traduzioni sono traduzioni che hanno una supervisione e che sono traduzioni evidentemente approvate che ci dicono, che ci fanno capire appunto nelle varie lingue quello che dice il testo. Ora, la declaratio rientra fra questi documenti. Dopo la declaratio Benedetto XVI ha scritto un altro documento, Normas non nullas. Ugualmente questo documento è stato tradotto. Quindi queste traduzioni che sono fatte sono traduzioni approvate che ci aiutano a capire il significato dei testi. Ora, la traduzione del testo in italiano è la seguente: Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro. Cioè, appunto, che cosa vuol dire qui Benedetto XVI? Dichiaro che io rinuncio. Ora, qualcuno fa una storia, dice, ma qui Benedetto XVI dice che lui dichiara con piena libertà di rinunciare. Ecco, allora, è evidente, cari fratelli, che questa piena libertà, e non è soltanto una libertà di dichiarare, ma è una piena libertà di rinunciare. Per la rinuncia, Benedetto XVI sapeva molto bene che occorreva la libertà del soggetto, e Benedetto XVI, come tutti sappiamo, era pienamente libero di fare questo atto, e con queste parole, piena libertà, declaro, con piena libertà dichiaro di rinunciare. È evidente che non dobbiamo pensare che egli volesse appunto dire con piena libertà dichiaro, ma rinuncio non pienamente libero. Qualcuno voleva far passare questa idea, no? Che Benedetto XVI avesse detto: ma io con piena libertà dichiaro, ma non con piena libertà e quindi non libero rinuncio. Beh, questo è semplicemente assurdo, perché appunto un papa che si nascondesse in questo modo farebbe un atto gravissimo. Noi sappiamo Benedetto XVI è una persona serissima, su questo non c'è dubbio, è una persona molto seria, non è che si metteva a fare questi giochetti. Benedetto XVI, affermando con piena libertà dichiaro, evidentemente indicava che con piena libertà lui rinunciava anche. Questo termine con piena libertà, infatti, vedete, l'italiano rende molto bene questo, infatti è presentata così la traduzione: per questo, virgola, bene consapevole della gravità di questo atto, virgola, con piena libertà, virgola, dichiaro di rinunciare al ministero, eccetera. Perché con questa traduzione in italiano si mette in evidenza che Benedetto XVI in piena libertà dichiara e in piena libertà rinuncia. La rinuncia al papato deve essere fatta con piena libertà, se no è invalida. E, appunto, una rinuncia invalida significa che un papa, diciamo, che poi lo sapeva benissimo questo papa Benedetto, se avesse rinunciato in maniera falsa, avrebbe fatto un atto gravissimo, perché poi si andava al conclave che sarebbe stato falso, i cardinali, che il papa che sarebbe uscito sarebbe stato falso, e tutto sarebbe stato falso, ma la responsabilità di questo sarebbe ricaduta su Benedetto, che avrebbe fatto un atto gravissimo.
Perché vedete, cari fratelli, qualcuno dice no, ma il Papa si può nascondere dietro la, come si dice, dietro la restrizione mentale, ma in questo caso non si può nascondere dietro la restrizione mentale, perché ci sono delle situazioni in cui la restrizione mentale è assolutamente vietata, come in questo caso perché il Papa è il vicario di Cristo e deve dire la verità di Cristo. In alcuni momenti assolutamente bisogna manifestare la verità, perché la Chiesa deve sapere chi è il Papa. Quindi Benedetto XVI qui non stava scherzando né si stava nascondendo, perché sappiamo che è una persona molto seria, amava la Chiesa, eccetera, eccetera. Quindi Benedetto XVI non è un criminale, non è un criminale, non è stato un rinnegato, non è stato un appunto un immorale, è stata una persona seria che non avrebbe mai fatto questo. Chi dice il contrario praticamente va a fare delle affermazioni oggettivamente, gravemente dannose alla fama, quindi diffamatorie di Benedetto XVI. Quindi rendetevi conto di quello che appunto state dicendo. Benedetto XVI evidentemente, dicendo con piena libertà, voleva dire che dichiarava di rinunciare, dichiarava, cioè voleva dire che dichiarava in piena libertà e rinunciava in piena libertà al pontificato. E infatti, dopo questa rinuncia, lui appunto ha incontrato i cardinali, ha detto che avrebbe pregato per loro che stavano riuniti in conclave, ha detto che avrebbe fatto obbedienza al futuro Papa. E infatti, dopo l'elezione, come tutti sanno e come ha detto il Monsignor Xuereb, potete vedere in internet. Potete vedere su internet, se cercate, Monsignor Xuereb, Benedetto XVI, obbedienza, ecco, potete vedere come appunto Monsignor Xuereb testimonia direttamente che Benedetto XVI ha fatto obbedienza a Papa Francesco dopo l'elezione a Papa dello stesso Francesco. Quindi Benedetto XVI quindi ha fatto obbedienza al Papa. Il che sarebbe stato un atto di, se Benedetto XVI non avesse rinunciato, questo sarebbe stato un atto di un rinnegato. Quindi se un vero Papa facesse obbedienza a un falso Papa, sarebbe un vero Papa rinnegato. Peraltro una situazione del genere sarebbe scandalosissima, chiaramente. Bene, quindi ora a questo punto bisogna anche pensare che appunto Benedetto XVI poi sappiamo che ha concelebrato con Papa Francesco. Se avesse concelebrato con un antipapa a Papa e avesse fatto obbedienza a lui, eccetera, eccetera, sarebbe chiaramente Papa Benedetto sarebbe veramente un rinnegato, capite bene? Sarebbe un rinnegato che appunto si nasconde, ma ripeto, non ti puoi nascondere. Ma il Papa deve essere testimone di Cristo verità. E sarebbe, ripeto, un rinnegato, sarebbe il peggior Papa della storia quello che facesse una cosa del genere. Quindi Benedetto XVI, con la rinuncia, appunto, ha voluto affermare, come dice il testo italiano, per questo ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, cioè in piena appunto pienamente libero, dichiaro di rinunciare e quindi rinuncio al pontificato. Ecco. Allora, l'anno successivo, l'anno dopo la rinuncia, Benedetto XVI ha mandato un testo al giornalista Tornielli. E il giornalista Tornielli lo ha pubblicato sulla stampa. Ecco, la risposta che ha, ecco, vedete, questo, ho preso questa parte dell'articolo, nel quale Tornielli afferma: lo scorso 16 febbraio, chi scrive, cioè lui stesso, ha inviato al Papa Emerito un messaggio con alcune specifiche domande in merito a queste interpretazioni, che potete trovare nell'articolo stesso. E come dice Tornielli, 2 giorni dopo mi è arrivata la risposta
Giorni dopo mi è arrivata la risposta alle domande che aveva posto Tornielli, e la risposta è, come avete potuto vedere, ecco, è questa. Non c'è il minimo dubbio, scrive Ratzinger nella missiva, circa la validità della mia rinuncia al ministero Petrino. Unica condizione della validità è la piena libertà della decisione. Speculazioni circa la validità della rinuncia sono semplicemente assurde. Che cosa vuol dire? Evidentemente, Papa Benedetto vuol dire appunto questo. La rinuncia è valida, quindi quelle affermazioni della dichiarazione, per cui lui spiega che appunto in piena libertà ha rinunciato di dichiarare, fanno capire in realtà che lui ha in piena libertà dichiarato e in piena libertà rinunciato. Faccio notare che nel testo della rinuncia, il Papa non è tenuto a scrivere direttamente che lui è libero. Faccio notare questo, perché uno dice: ma questo testo dice così, il testo latino, ma guardate che se voi andate a vedere il canone 332 nella interpretazione dei commentatori prima del 2013, non c'è scritto che il Papa nel testo della rinuncia deve scrivere che lui è libero. Lui nel testo della rinuncia deve soltanto appunto dichiarare la rinuncia e basta. La rinuncia va dichiarata, quella è fondamentale, ma non c'è bisogno di dire che lui è libero, ma Benedetto XVI lo ha voluto dire. Ecco, quindi ha aggiunto che con piena libertà lui dichiarava di rinunciare. Ecco. Ma dicendo questo, appunto, Benedetto XVI voleva affermare che lui rinunciava in piena libertà. E infatti, appunto, in questo testo al giornalista Tornielli, Benedetto XVI afferma: non c'è il minimo dubbio circa la validità della mia rinuncia al ministero Petrino, cioè la mia rinuncia è valida assolutamente. Unica condizione della validità è la piena libertà della decisione, che ovviamente c'era nella rinuncia di Benedetto. Speculazioni circa la invalidità della rinuncia sono semplicemente assurde. Quindi tutti questi signori, quelli che affermano l'invalidità della rinuncia, dicono affermazioni assurde, e non lo dico io, lo ha detto Benedetto XVI. È stato Benedetto XVI a dirlo chiaramente, per far capire che lui si è validamente dimesso, cioè ha validamente rinunciato. Bene, il testo di Papa Benedetto lo potete trovare sulla stampa Vatican Insider. Un articolo del 27 febbraio 2014. Ecco, Ratzinger, la mia rinuncia è valida, assurdo fare speculazioni. Ecco, quindi questo vi spiega chiaramente, vi fa tutto questo deve servire appunto per far crollare tutte le illazioni su questo aspetto. Aggiungo che Benedetto XVI appunto ha celebrato sempre una con Francesco, ogni giorno che lui celebrava dopo la rinuncia. E dopo l'elezione di Papa Francesco, Benedetto celebrava sempre una cum Francisco. Appunto perché lo riteneva Papa, perché sapeva di aver fatto la rinuncia in piena libertà. Poi Benedetto XVI ha indicato Papa Francesco come suo successore. Se voi cercate nei testi di Sebald, lo trovate, in cui Papa Benedetto afferma che Papa Francesco è suo successore. Nel testo di Peter Sebald, Benedetto XVI, Una vita, la pagina 1131 delle edizioni del Kindle di tale testo, troviamo che Benedetto XVI parla di appunto Bergoglio, indicandolo come Papa Francesco, indicandolo come il mio successore. E ugualmente dicendo che ugualmente usando di nuovo il termine di Papa Francesco.
Più specificamente, Benedetto XVI quindi parla di Papa Francesco come Papa, lo indica più volte anche nei discorsi come ho messo in evidenza, lo indica come Santo Padre e lo indica ulteriormente come il mio successore. Papa Benedetto riteneva Papa Francesco il suo successore. Adesso vi leggo il testo e così concludiamo. Conoscevo Papa Francesco dai tempi della sua visita ad Limina e grazie ai vari contatti episcopali che la mia congregazione ebbe con lui, sapevo inoltre che aveva cercato di chiamarmi subito dopo la sua elezione, prima ancora che si mostrasse alla gente dalla loggia di San Pietro. Non vedevo l'ora di incontrare il mio successore ed ero consapevole e grato del fatto che sarebbe stato il felice incontro tra due fratelli. Ecco, sottolineo qui, non vedevo l'ora di incontrare il mio successore. Non vedevo l'ora di incontrare il mio successore. Sottolineo il mio successore. Andiamo avanti. Quanto al resto, ha detto sempre in questo testo Papa Benedetto, quanto al resto ho naturalmente pensato a che cosa dirgli senza rubare troppo del suo tempo. Il nostro primo incontro resta impresso nella mia memoria come un momento luminoso. Come lei sa, l'amicizia personale con Papa Francesco non solo è rimasta, ma è andata crescendo nel tempo. Ecco, vedete, cari fratelli, Benedetto XVI ha rinunciato, quindi si è dimesso, ma meglio ancora dobbiamo dire, ha rinunciato liberamente. Liberamente. La sua rinuncia è valida, è un atto valido, esistente, contrariamente a quello che dice, per esempio, Padre Faré, ripetendo le affermazioni, seguendo le affermazioni di altri autori come Cornet. Questi signori sbagliano grandemente. Papa Benedetto si è validamente dimesso, ha validamente, liberamente, volontariamente rinunciato al papato. Il suo atto è volontario, valido, esistente, come ho dimostrato ampiamente, in particolare in questo testo, in questo video, ma anche in altri video che ho fatto finora. Se andate a vedere in particolare nel mio canale Don Tullio Rotondo, nella playlist Benedetto non è più Papa. Bene, preghiamo perché questi signori che si oppongono a questa colossale e diciamo limpida verità possano convertirsi e aprire il cuore ad essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Benedictus fructus ventris tui, Iesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecco, per ulteriori approfondimenti su questo argomento potete vedere, come ho detto appena adesso, sul mio canale YouTube c'è la playlist Benedetto non è più Papa e lì trovate, adesso penso intorno a 150 video che appunto mostrano appunto come la rinuncia di Benedetto è valida e come il dottor Cionci e padre Faré ed altri diffondono colossali errori. E appunto preghiamo per la loro conversione. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.